Di nuovo buonasera a tutti gli appassionati di bocce, ben ritrovati nel nuovissimo studio televisivo di Aveli HD. E come tutti i giovedì siamo qua per lo speciale Boccia Appunto. In compagnia con me c'è Giorgio Macellari, giornalista del Tutto Stampo a FIB Lombardia. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao Alex, buonasera a te, ai colleghi di Aveli HD e naturalmente a tutti i nostri telespettatori. E allora Giorgio, anche per questa occasione rimaniamo in tema giovanile, diciamo, dopo l'intervista a Ryan abbiamo un altro giovane portacolori della Boville Marino, presentaci l'ospite di questa serata. Sì, dopo, hai detto bene, dopo aver intervistato Ryan Regazzoni siamo con un altro talento che veste la maglia della Boville Marino ed è Matteo Chiaretti, 19enne. Benvenuto Matteo. Buonasera Alex, buonasera Giorgio, buonasera a tutti. Allora Matteo, innanzitutto guarda, io ero convinto che tu fossi ancora negli juniores, invece sei appena passato di categoria e dunque entri fra i grandi e direi che sei in una società di grandi, anche di grandi campioni. Prima nella storia della Boville Marino e anche adesso, l'hanno dimostrato anche di recente con la vittoria della Supercoppa. Com'è stare alla Boville? Allora, stare alla Boville per me è stato quasi un sogno. Circa 4 anni fa è stato sposato un progetto con il mio allenatore e Giulio Arcangeli e per me è come una seconda casa, diciamo. Ormai si è formato un rapporto bellissimo tra Giulio, tra i vari soci, i giocatori. È come una seconda famiglia per me. Ma quello che stai dicendo tu, insomma, noi lo registriamo anche da parte di molte altre persone, anche di molti campioni. E insomma, la figura di Giulio Arcangeli, è inutile girarci attorno, rappresenta davvero il collante, no, per tutti voi. E credo, ma qui mi devi dare tu la conferma, che abbia anche una particolare simpatia per te. Insomma, ci tiene molto al tuo sviluppo boccistico, diciamo così. Sì, ci tiene molto e cerca sempre di farmi elogiare al massimo con qualsiasi opportunità. Matteo, ascolta, siccome io appunto non ti conosco benissimo, magari anche qualcun altro, facci un breve ritratto, diciamo, sotto il profilo boccistico. Quali sono le tue peculiarità? Allora, sei più un bocciatore, un puntista o che altro? Io sono più puntista, diciamo, gioco sempre come primo di coppia, però se devo fare il bocciatore faccio anche il bocciatore. Quindi, come si dice da voi, sai anche menare, sì. È così? Anche menare, sì. Sopramano, sottomano, entrambi? Entrambi, anche di volo. Bene, senti, com'è stata la tua esperienza nelle categorie juniores? Che cosa ti ha dato? Allora, mi ha dato tante vittorie, tante sconfitte da cui ho imparato molto. Diciamo che il lavoro che ho fatto insieme al mio allenatore è stato abbastanza bello. La mia vittoria più bella è stata al campionato italiano nel 2019 a squadre juniores a Bologna. Quella è una vittoria in cui non dimenticherò mai, con i compagni, con tutti, rimarrà nel mio cuore. Ecco, senti, per te, questa è una domanda che ho fatto anche ad altri, soprattutto più grandi, ma se dovessi mettere su una bilancia, no, per te lo sport delle bocce è più uno sport individuale o di squadra, per quanto ti riguarda? Allora, io sono più per un gioco di squadra, anche perché sono cresciuto con gli amici, abbiamo creato un percorso tutti insieme, quindi lo vedo più come un gioco di squadra,
Poi c'è Per quanto ovviamente. concerne, scusami, per quanto concerne invece, diciamo, i tuoi punti di riferimento all'interno della Bovilla, no, io so, insomma, che c'è, ad esempio, a parte ovviamente il capitano Fabio Palma, poi c'è un Fabrizio Facciolo che come puntista sicuramente può insegnare molto alle giovani generazioni, e poi c'è un uomo spogliatoio. Che è stato anche ed è tuttora comunque un grande giocatore, che è Roberto D'Agostino, senza dimenticare il figlio di Vincenzo Natale, Antonello, che Antonelli, sì. invece, pur un po' altalenante negli ultimi anni, forse per un po' di mancanza di allenamento, ha pur sempre dei numeri fondamentali. Ecco, quali sono i tuoi modelli, se ci sono, all'interno di Bovil o anche all'esterno? Quali giocatori che più ti ispirano? Allora, a Boville, giocatori, diciamo che ci ho preso di più e diciamo un bel rapporto è stato Alfonso Lanni. Fuori da Boville un Giuseppe D'Alterio. Ho capito. E come mai? Per questioni, come dire, caratteriali oppure per la tipologia di gioco? Diciamo sia come carattere che come tipologia di gioco. Senti, Matteo, c'è stato un mondiale, fra l'altro, a Roma a settembre. Tu forse avresti magari anche sperato di poter entrare nella squadra azzurra. Tu come l'hai vissuto da fuori? Allora, sono sincero. Vedendo i mondiali da casa, ecco, ho tifato per i miei compagni, diciamo, i miei coetanei, come se io stessi lì a giocare per la nazionale. E senti, in questo momento stai studiando ancora oppure stai lavorando? Sì, frequento il liceo tecnico industriale, sono al quinto anno. Ah, quindi ti aspetta, diciamo, la maturità tra un po'. Sì, anche un bel impegno. Giusto? Sì, è un bel Sì. impegno. E al di là della maturità scolastica, a che punto sei con la maturità boccistica? Allora, c'è ancora da imparare, cioè non si finisce mai di imparare. Punto sempre a allenarmi al massimo e a migliorare le mie capacità. Ok, ti ringrazio molto e adesso passo la parola ad Alex Veronese che credo abbia qualche curiosità da soddisfare, diciamo così. Sì, dai, diciamo che ne ho qualcuna. Intanto ti ringrazio Matteo per essere qui in nostra compagnia. Io ho avuto il piacere di conoscerti in occasione di una gara di Vigaso dove appunto hai giocato con Alfonso Nanni e credo che sia stata proprio lì la prima occasione dove ci siamo visti. E la curiosità che ti voglio chiedere è come ti sei avvicinato, insomma, a questo gioco. Allora, mi sono avvicinato alle bocce circa 12 anni fa tramite mio nonno e mio papà. Mio nonno è un appassionato anche, è stato giocatore di bocce. Andavo al circolo come passatempo, anche perché ero ingenuo nel giocare, quindi non sapevo di cosa si trattava. E anche con mio papà che mi portava a vedere le gare, anche lui giocatore. Bene, Matteo. E, oltre al gioco delle bocce, hai anche qualche altra passione, qualche altro hobby? Sì, sono l'organetto. Come potete vedere, è alle mie spalle. Ah sì, infatti, è proprio dietro di te. Infatti, avevo anche visto dal tuo profilo Facebook che avevi qualche video anche che suonavi. Insomma, da noi si chiama la fisarmonica, da voi invece organetto, quindi L'organetto. diciamo che è comunque una bella passione. E qui mi viene da dire che faresti un bel duetto con Giorgio Macellari, giusto, Giorgio?
Scusa, una domanda, Matteo, perché io non sapevo di questa Sì. cosa, ma è una sorta di bandoneon, quello che vedo. Allora, è una fisarmonica Tipo. diatonica. Ok. Nel Beh, senso, insomma, quando ti piace prendi il anche tasto. Piazzolla? Hai suonato qualcosa di Piazzolla? Astor No, Piazzolla? diciamo, non è il suo genere. Diciamo, genere più da liscio, Ah, ho tradizionale. capito. Sì, certo. Ne faccio un brano se è possibile. Mi Sì, piacere. perché no? Alex, sei d'accordo? Un minuto di musica, dai, come Va no? Ma bene, certo, certo, va vai. bene. Applauso, direi. Davvero Applauso. complimenti. Siamo Davvero passati complimenti, da Matteo. un mix, siamo passati da Grazie. Piemontesina bella ad altre cose. Sì, Molto esatto, bene, bravo. Matteo. Diciamo che ci stava molto bene, insomma, questo stacchetto e ti ringraziamo ancora, Matteo, per essere stato qui in nostra compagnia e che dire, sicuramente avremo un'altra occasione, insomma, per vederti giocare sui campi da bocce. Diciamo che l'età ce l'hai, quindi hai tutto il tempo per diventare un grande campione. Grazie Alex, grazie a Giorgio. Speriamo di vederci presto. Come sempre ringrazio Giorgio Macellari, sempre puntualissimo, tutti i giovedì qui in nostra compagnia. Grazie Giorgio. Grazie Alex e poi ringrazio di cuore Matteo perché ci ha fatto veramente una bellissima sorpresa, davvero molto molto bravo. È sempre un piacere essere qui a fare Boccia a Punta. E come sempre ringrazio anche voi pubblico che ci seguite numeroso. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al nostro canale YouTube Aveli HD per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette live. Vi ricordo inoltre anche di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram. E per ultimo ringrazio il nostro main sponsor Perfetta Voce che ci aiuta sempre a sviluppare questo bellissimo speciale. L'appuntamento va al prossimo giovedì con un'altra puntata di Boccia Appunto. Per questa serata è tutto. Buone bocce, buona serata. Ciao! Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Aveglia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Aveglia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.